Buongiorno a tutti, vi parlo del nuovo numero di Rizza Psicosomatica. Se guardate la copertina, vedete un uovo che si schiude. Se noi sapessimo che ogni notte andiamo a dormire, e al mattino il nostro cervello, che è come un uovo, si sta schiudendo. Ogni giorno nasce un essere nuovo sconosciuto da dentro di noi. Ogni giorno si produce in noi un evento che nasce. È come un uccello che sta prendendo il volo per andare verso una nuova meta. Ogni giorno è un cammino per una nuova meta. I grandi maestri di tutti i tempi, i grandi psicoterapeuti, i grandi psichiatri, sapevano che noi sprechiamo molto tempo con la mente e non vediamo la nascita, lo sviluppo che avviene ogni giorno. Quando gli antichi parlavano di esami di coscienza, non intendevano assolutamente valutare le azioni buone, le azioni cattive, dove ho sbagliato, sono stato bravo, non sono stato bravo. No, no, no. Volevano soprattutto vedere se qualcosa di nuovo era nato. Prendete un block notes e provate a scrivere, mettendolo vicino al comodino, prima di andare a letto. Cara signora della notte, mi prepari per domani un'azione nuova? O mi fai fare un incontro imprevisto? O andare in qualche posto in cui non sono stato? L'azione nuova. Dopodiché il mattino riaprite quel block notes che avete messo lì sul comodino la sera e riguardate, in modo che ti ricordi prima di alzarti, di lavarti, di vestirti, che ti spetta un'azione nuova. Non se i tuoi problemi si risolvono, non se andrai più d'accordo col tuo partner, non se le amicizie ti hanno deluso più di quello che pensavi, non ragionare sui fallimenti, ma l'azione nuova. Si pone un problema però. L'azione nuova non può essere guardata con gli occhi vecchi. Non posso immaginare l'azione nuova e contemporaneamente avere in mente una delusione o un rancore, un ricordo. No, no, no. Quando pensi all'azione nuova, se ci fai caso, si forma subito nella mente un vuoto, una specie di assenza. Perché di colpo ti accorgi delle tante infinite cose inutili che fai e che dici e che pensi. Uno dei miei maestri diceva: se oggi non è successo niente di nuovo, preoccupati. Perché non è vero che non succedono cose nuove che ti riguardano, ma i tuoi occhi sono tutti concentrati su quelli che tu pensi siano il disagio, il problema, l'ansia, lo stress, le paure. Signore della notte, aiutami a fare qualcosa di nuovo. E come te ne accorgi se hai fatto qualcosa di nuovo? Il nuovo irrompe, aspettalo. Non chiederti quando mi passerà il disagio, ma quando farò una cosa nuova. Il nuovo è cura. Buona lettura.